Questa sera ci occupiamo di un quadro che recentemente si è aggiunto alla mostra Ogni Homo More, che si trova presso il Museo della Basilica di Clusone. L'autore è ignoto, partiamo da qui. L'autore è ignoto, da alcuni particolari si può pensare che sia un quadro dipinto verso la seconda metà, anzi l'ultimo quarto del XVIII secolo, ed è un quadro straordinario, è un compendio piuttosto raro della Buona Morte, una sorta di catechesi sulla Buona Morte con immagini illustrate da questo quadro. Viene dalla sede della Confraternita del Santissimo Sacramento della parrocchia di Ardesio ed è stato appunto esposto qui alla mostra Ogni Homo More. È un quadro sul quale poi l'associazione Ardes, l'associazione per le ricerche e divulgazioni etnografiche e storiche, sta pubblicando un libro scritto da Monsignor Gaetano Bonicelli e da Don Valentino Picozzi a sottolineare l'importanza di questo quadro. Come possiamo vedere, è diviso in due parti distinte. C'è la parte, diciamo così, terrena e subterrena e la parte celeste. Il centro è il morente, assistito da un sacerdote e da un frate. E intorno è questo quadro, è derivato sicuramente da altre opere a stampa, ma anche pittoriche, che facevano parte della cosiddetta Ars Bene Moriendi, l'arte del ben morire, comparsa nel 400 e ha avuto poi parecchi sviluppi. Dicevo, il centro è il morente, con intorno il parroco che l'assiste, e il morente è in mano una candela. La candela può simboleggiare, a questo punto qui, le buone opere, forse, che il moribondo ha compiuto in vita. Accanto c'è un frate, le confraternite, alcune confraternite e ordini monastici erano molto attivi nell'assistenza ai moribondi. Ai lati si svolge lo scontro, da una parte l'angelo custode e dall'altra il demonio. Il demonio ha in mano un libro e segna con il dito una parte, è probabilmente riferito al libro dell'Apocalisse. Liber scriptu proferetur in quototum continetur, in cui sono segnate, no? Tutte le azioni compiute. E il demonio pensa di poter in questo modo suscitare la disperazione finale e impossessarsi dell'anima del moribondo. Nella parte sotto c'è l'inferno costruito dalla morte, ma la parte più bella è quella sopra, quella celeste. Abbiamo in basso a sinistra San Michele Arcangelo con la bilancia e la spada. San Michele Arcangelo è l'arcangelo che pesa le anime, è in mano la spada della giustizia, ma vediamo che c'è una donna che ferma il braccio alzato, è probabilmente l'immagine della fede. A destra Maria e Giuseppe, i due intercessori in morte. Maria, no? Prega per noi ora e nella nostra morte. E San Giuseppe, il patrono dei moribondi. In alto, la bella figura del Cristo, che non è il Cristo giudice. Vedete che mostra le piaghe. È il Cristo della misericordia, perché nel giudizio prevarrà la misericordia. Solo Michelangelo ha alzato il braccio del Cristo a dividere i capri e le pecore, ma nei giudizi era presente il Cristo che mostrava le piaghe, indicando quindi la misericordia del giudizio. Dicevo, appunto, è un quadro straordinario, un compendio illustrato della catechesi sulla Buona Morte, che merita quindi l'attenzione, e sicuramente il libro che sta per essere presentato, che è stato scritto portandolo a questo quadro.